Fosse successa alla mia squadra, fosse morte collera. Fosse morte collera. Ma era una ricoverata, urgenza. Ma arrepigliavo fra 7 giorni. Domenica prossima mi arrepigliavo. Perché quello che abbiamo visto oggi al Castellani di Empoli ha dell'inverosimile. Dell'inverosimile. Ma come si fa a perdere una partita del genere negli ultimi 10 minuti? Ma oggi ho da dire delle cose, perché il sottoscritto, dopo Atalanta-Napoli, che la Napoli vinse a Bergamo, dissi: va bene, Napoli cinico, Napoli ha vinto a Bergamo, ma mi sembra un Napoli leggermente in calo. Perché quella partita comunque l'Atalanta la giocò bene, per me la giocò anche meglio, però il Napoli fu più cinico e vinse giustamente la partita. Ma adesso contro la Fiorentina è Pirt, contro la Roma pareggi e oggi si è toccato il fondo. Si è toccato il fondo perché tu stai vincendo 2-0 una partita, non puoi perdere 3-2 in quel modo. In quel modo scandaloso, regalando dei gol vergognosi, perché oggi si darà la colpa a Spalletti, perché quando si perde al 90% la colpa è di Spalletti e sono anche apprezzabili le parole di Spalletti nel post partita quando dice: il responsabile di questa sconfitta sono io, le colpe me le prendo io, quindi come fa un vero uomo? Lui è il comandante della squadra e si prende tutte le colpe a differenza di altri allenatori che magari vogliono fare i fenomeni e non fanno mai autocritica. Ma qui viene il bello. Perché il sottoscritto intende anche un po' difendere Luciano Spalletti. Allora, che Luciano abbia delle colpe è innegabile. Qualche partita l'ha sbagliata anche lui. A Roma, per esempio, secondo me ha sbagliato i cambi, ha sbagliato l'atteggiamento nel secondo tempo. Ma oggi stai vincendo la partita 2-0, va bene, non è stato un Napoli brillante, non è stato un Napoli scintillante, si vede che è un Napoli stanco, però stavi vincendo 2-0. I cambi che ha fatto non mi risulta che siano stati dei cambi da coniglio, dei cambi difensivisti. No, ha messo Politano, ha messo quell'altro, la Zielinski, ha fatto tutti i cambi, bene o male, ruolo per ruolo. Malquit Zanoli, che è stato un cambio fatto nell'intervallo, sinceramente non ho capito perché il suo cambio è stato fatto perché Zanoli si è fatto male o perché era ammonito, ma fatto sta che sono stati dei cambi normali, non ha modificato l'assetto tattico. E quindi con questo cosa voglio dire? Che ogni tanto bisogna dare anche la colpa ai calciatori, perché Spalletti va bene fino ad un certo punto. Ma se Meret non fa quella cazzata, perché quella è una cazzata che non vedi nemmeno all'oratorio, magari la partita la porti a casa. Se Malquit, che poi quello c'ha dalla panchina, è la terza scelta di Lorenzo Infortunato, quello c'ha, non è che c'ha Gosens in panchina come c'era all'Inter. Comunque sia, se Malquit sul primo gol, invece di fare il coglione che perde la palla sulla tre quarti e fa prendere il gol e fa riaprire la partita, magari la partita vince, anche sul terzo gol. Se Malquit fosse un difensore decente, non stavi in ritardo e magari la partita non la perdiva 3-2, la pareggiava 2-2, che comunque sarebbe stata una delusione, ma quantomeno non perdiva la partita. Quindi impariamo anche a criticare i benedetti giocatori. Purtroppo, quello tira Malquit in banchina e Hakimi, e quello ha messo. Poi non so perché Zanoli è stato sostituito, se è stato per l'ammonizione io non l'avrei sostituito. Però, insomma, se invece è stato per un problema fisico, purtroppo è stato un cambio obbligato, teneva Malquit, a Malquit emise. Però, quello che voglio dire, Spalletti fino a un certo punto, e poi scusatemi bene una cosa, quando Spalletti è arrivato a Napoli in estate, qual era il vero obiettivo del Napoli? Vincere lo scudetto? No, il vero obiettivo del Napoli è sempre stato arrivare in Champions League e mi sembra
che questo obiettivo ce l'hai a portata di mano. Cioè, meno male che il campionato sta finendo, altrimenti mettevi anche in discussione il quarto posto. Però l'obiettivo, Spalletti, il suo obiettivo l'ha portato in cassa, ce lo sta portando a termine. Poi che ci si è trovati lì sopra e quindi è diventato un sogno quello dello scudetto, va bene e ci sta. Ma l'obiettivo era quello di andare in Champions, quindi impariamo anche a distinguere le cose. Va bene, poi il Napoli per me ha fatto e sta facendo una stagione ben al di sopra di quelle che erano le aspettative, perché doveva andare in Champions. Poi nel corso della stagione ha avuto tantissimi infortuni, una rosa falcidiata da infortuni, Osimhen che è mancato per 2-3 mesi, e quando manca Osimhen lì davanti, va bene, c'hai Mertens che è sempre un uomo affidabile, non a caso è lui che ti sblocca la partita, è il miglior marcatore nella storia del Napoli, però Osimhen è una punta giovane, scattante, ha altre caratteristiche da prima punta, è normale quando ti viene meno Osimhen, ti viene meno una parte importante dell'attacco, ma non solo Osimhen, sono mancati tanti calciatori nel corso della stagione, per cui per me il Napoli sta facendo comunque una stagione positiva, e questo finale negativo, la fine del sogno scudetto, non deve cancellare quanto di buono è stato fatto in precedenza, perché adesso in giro si leggono tanti Spalletti out, Spalletti via da Napoli, fai schifo, sicché, non si fa così, perché fino a 3 settimane fa, fino a 2 settimane fa, Spalletti ti stava facendo vivere un sogno. Tu ad agosto non avresti mai immaginato di competere per lo scudetto insieme all'Inter, che ha una rosa più forte, ma soprattutto per quanto riguarda la panchina, ha una rosa più forte, giocatori più temprati, più esperti, ok? Quindi questo è quello che voglio dire. A ragionare poi a freddo è una cosa diversa, per cui il napoletano ci sta che a caldo sia incazzato, spari a zero sui calciatori, sull'allenatore, però impariamo anche ad essere un po' più lucidi, ok? Quindi la sconfitta di oggi è veramente una sconfitta, a mio modo di vedere, inspiegabile, ma questo è il bello e anche il brutto del calcio. Purtroppo le partite non finiscono mai. Quando pensi che l'hai portata a casa, è proprio lì che devi aver paura. E oggi è successo al Napoli, e io mi auguro che non succeda mai alla mia squadra, altrimenti su bagno, un robot su Lio. Comunque, appuntamento a stasera per Lazio-Milan, posticipo importante, ce lo vedremo, ce lo gusteremo. Qualcuno ha detto che gufa, ma no, viva il calcio. Ciao!